Ciao! Oggi vi vorrei dare 5 consigli per imparare o migliorare il vostro coreano. Questi consigli sono stati molto utili per me durante tutto il mio percorso, quindi da elementare fino all'avanzato, e quindi ho deciso di condividerli con voi sperando che vi possano aiutare. Allora, il consiglio numero 5 è quello di, specialmente all'inizio del percorso, attaccare dei post-it in giro per tutta la casa con le parole relative a quello a cui lo attaccate. Cioè, per esempio, in una camera da letto, attaccare il post-it su letto, lampada, pavimento, comodino, finestra, porta, in qualsiasi parte, e così per tutta la casa, in modo tale da poter ripassare sempre i vocaboli in qualsiasi posto ci si trovi. E poi un'altra cosa che facevo io era attaccare dei post-it nello specchio del bagno con le parole o espressioni più difficili o che continuavo a dimenticarmi, in modo tale che ogni volta che andavo in bagno, in particolare la mattina mentre mi preparavo o alla sera prima di andare a letto, le potevo ripassare. E così non sembrava neanche di star studiando, ma era proprio un'occhiatina, così che però invece aiuta moltissimo per ricordare. Il consiglio numero 4 è quello di ascoltare delle canzoni in coreano che piacciono molto più e più volte. Allora, quello che ho fatto io che mi ha aiutato molto è stato scegliere delle canzoni, ad esempio 5-6 canzoni alla volta che mi piacevano e prima guardare ascoltarle un po' di volte, poi guardare lo script in modo tale da capire che parole venivano usate, collegare quello che sentivo alla parola effettiva e in più capire il senso generale della canzone e poi continuare ad ascoltarle, ma anche per un mese, per settimane o comunque per quanto tempo serve, continuamente le stesse, in modo tale da abituare l'orecchio alla pronuncia, ai suoni e quindi riuscire a capire veramente quello che viene pronunciato. E poi facevo a rotazione, quindi prima un certo numero di canzoni, poi quando quelle le avevo imparate o comunque non ne potevo più di ascoltarle, ne prendevo un'altra 5-6 e avanti. Io personalmente non mi sono mai trovata bene con i drama, ci sono persone che soltanto guardando i drama con i sottotitoli o anche senza imparano un sacco di parole, per me è più confusionario perché non capendo cosa viene detto, anche se vedo i sottotitoli, non so che cosa significa la parola. A volte dal contesto non si riesce a capire e quindi viene il nervoso che non riesco a capire, perché non riesco a capire cosa sta succedendo, cosa viene detto e quindi i drama non mi hanno mai aiutato sotto questo punto di vista, quindi preferisco molto più le canzoni. Il consiglio numero 3 è quello di avere un amico o un'amica coreano. Questo non è facile, ovviamente, specialmente se si impara in Italia, però non è impossibile. Ci sono alcune applicazioni, beh, in realtà ce ne sono tante, però quelle che ho provato io sono state due, HelloTalk e Duolingo, che era una volta ePenPal. Ho usato queste due applicazioni, mi sono trovata abbastanza bene, però mi raccomando, bisogna stare attenti alle persone strane perché usando questa applicazione non si sa mai in realtà con chi si sta parlando. Quindi, in particolare per le ragazze, magari restringere il campo solo ad amiche femmine, mi raccomando, e usarlo solo per imparare la lingua, quindi non dare contatti personali o altro, ma proprio essere chiari, sto usando questa applicazione per imparare la lingua, se mi vuoi aiutare bene, se no troverò qualcun altro. Però io ho sempre trovato alla fine delle ragazze gentili, quindi per un periodo ho parlato con loro, con alcune poi ho fatto anche più amicizia. Ce n'erano anche alcune che abitavano in Italia, quindi ancora meglio. Però sì, sono molto utili queste applicazioni per imparare la lingua e per esercitarla proprio quotidianamente con un madrelingua che quindi vi dirà gli errori, ve li correggerà e in più imparerete voi come si dicono certe cose, come le dicono in madrelingua. Consiglio numero 2 è quello di tenere un diario in coreano. Lo so che è molto difficile, specialmente all'inizio, ma va bene qualsiasi cosa, anche se scrivete 5 righe, cosa ho fatto oggi, mi sono svegliata, ho mangiato pane e marmellata, quello che volete, ma è molto molto importante perché vi sblocca e vi aiutate ad allenare anche
diciamo, l'orecchio mentale, mentalmente, mentre ve le rileggete, oppure mentre le scrivete o le pensate, poi imparate anche la struttura della lingua e poi vedrete anche quanto migliorerete, perché all'inizio saprete scrivere poco, frasi molto brevi, e poi con l'andare del tempo scriverete frasi più lunghe, anche testi più lunghi e anche concetti diversi, non solo legati al quotidiano, ma anche ai vostri desideri, ai sogni, qualsiasi cosa. Quindi questo per me è stato molto molto importante, tenere questo diario in cui, non dico ogni giorno, però molto frequentemente scrivevo qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa che riuscivo a dire, e questo è stato molto utile e importante. E anche quello di scriversi nel diario giornaliero tutte le cose da fare durante la giornata, durante la settimana, tutte in coreano, quindi gli appuntamenti, le visite, la lista della spesa, qualsiasi cosa, anche lì sempre per abituarsi a usare la lingua, e in più si imparano anche comunque parole nuove facendo così, e la si usa quotidianamente. Quindi il consiglio numero uno, che quindi è quello più importante, non lo immaginerete mai, ma è quello di andare in Corea e parlare con i coreani. Sembra scontatissimo, però è effettivamente quello che aiuta più di tutto. Sono andata la prima volta in Corea dopo 2 anni di averlo studiato all'università, e la differenza è stata da così a così. Proprio è difficile all'inizio perché si ha paura, ci si vergogna di avere una pronuncia strana, di sbagliare, però comunque in genere i coreani sono molto molto gentili e quindi non giudicano mai, non dicono mai niente, anzi sono lì, magari dici una parola, annyeonghaseyo, e subito, oh, oddio, parli in coreano benissimo, che sei lì, ho detto una parola. Quindi sì, è importante quindi andare, provare, non avere paura di niente, è soltanto mettersi in gioco e continuare a esercitarsi, quella è la cosa veramente che aiuta più di tutte. Ecco, questi sono tutti i miei consigli, che hanno in comune il fatto di esercitarsi quotidianamente nella lingua e in ogni aspetto, quindi con gli amici, a casa da soli, scrivendo un diario, ascoltando la musica, perché è solo la pratica che fa migliorare. Spero che questi consigli vi siano utili e che possano aiutare anche voi come hanno fatto con me. Ciao!